Benvenuti al TG Estate, siamo a martedì 13 agosto e ancora una volta siamo in vostra compagnia con l'informazione estiva di 105 TV. E prima di iniziarvi a tenere compagnia con le nostre notizie legate all'estate, devo fare un saluto subito, prima che mi dimentico, devo salutare una signora che ci segue da tanto tempo e con grande piacere. Si tratta di Brigida Gargiullo, ci segue da Bagnoli, Napoli. Un bacione a Brigida e a tutti coloro che ci seguono, questa grande città qual è Napoli e l'intero Interland napoletano. Poi facciamo un augurio anche a Fabio Rero, facciamo un augurio che oggi compie gli anni, quindi auguri, buon compleanno a Fabio, il nostro operatore. E adesso entriamo nella trasmissione, ecco, iniziamo a parlare un po' della TG Estate di oggi. Torneremo a parlarvi del Villamare Festival Film and Friends, vi faremo ascoltare le voci di alcuni figuranti che compongono il corteo storico della manifestazione alla tavola della principessa Costanza, che termina questa sera a Teggiano, e poi vi racconteremo la storia del Cristo Redentore di Maratea, che oggi non vediamo da qui perché è occultato da una bella nuvolona. E poi ancora vi parleremo anche della serata di solidarietà che si è tenuta a Tortorella, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane. Sentiremo come è andata e quanti fondi sono stati raccolti. E iniziamo subito con l'agenda, iniziamo subito a ricordarvi un po' di appuntamenti. E quindi vi ricordo che ecco qui la vigilia di Ferragosto, dunque il 14 agosto a Caserta Vecchia, trascorrerà all'insegna della musica. Sono previsti 19 concerti in 5 diversi luoghi del borgo medievale a ridosso della Reggia di Caserta. Si inizia alle 19, alle 24 l'avvio dell'ultimo concerto della serata. Andiamo ora in provincia di Avellino per ricordarvi che a Rocca Bascerana, quindi Rocca Bascerana, il 13 e il 14 agosto si tiene la tradizionale sagra del fusillo e del coniglio. La sera del 13 sarà animata da Gaetano De Marittino con il suo pop folk verace e a seguire i simpaticissimi Arteteca, mentre il 14 agosto a salire sul palco sarà ancora una volta Gaetano De Martino. Ad Agerola, nel napoletano, il 14 e il 15 agosto ci sarà la sagra della patata agerolese, alle 20 l'apertura degli stand, mentre a Maratea alla mezzanotte del 14 agosto sarà incendiato il campanile della chiesa madre del centro storico con torce rosse accompagnate da fuochi d'artificio silenziosi e musicali. A Pattano invece di Vallo della Lucania, quindi andiamo nel Salernitano e nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per questo 13 agosto è prevista la sagra della chiamata Strasapori, che è un festival internazionale del cibo di strada, si inizia alle 20. E ora parliamo un po' del Villamare Festival, che inizia nella piazzetta di Villamare il prossimo 25 agosto. È una rassegna cinematografica con tante collaborazioni, premi speciali e un comitato scientifico che già pensa al futuro. Ecco qui una sintesi di tutto ciò che ruota attorno al Villamare Festival Film and Friends. Il Comitato Scientifico Artistico del Villamare Festival rilancia la kermesse in programma dal 25 al 29 agosto in piazza Porto Salvo. Il gruppo, coordinato dal professore Pasquale Persico e composto dallo scrittore Maurizio De Giovanni, dall'artista Angelo Accardi, dal docente della Federico II Massimo Franco e dal rappresentante di Legambiente Michele Buonomo, ha indicato le direttrici da seguire per il futuro tra arte, apertura alle nuove generazioni e commistioni tra generi confinanti. La kermesse è dunque pronta a ripartire, forte delle importanti collaborazioni che sosterranno altrettanti premi speciali e temi del festival: Legambiente e la sostenibilità, la Fondazione Montepruno, il cineturismo e la promozione dei luoghi, la Fondazione De Luca, l'amore in tutte le sue forme, il Rotary Club Film and Friends, il sociale e la diffusione delle azioni di questa associazione di servizio. Ed ecco dunque il cast di stelle di questa edizione. Il 25 arriverà sul palco di Villamare Deborah Caprioio per inaugurare le serate in piazza.
Ospite quella sera anche l'attore Simone Montedoro. Il 26 toccherà a Danny Mendez e a Sergio Muniz animare la serata raccontando le loro esperienze. Il 27 agosto protagonista sarà Lina Sastri. Il 28 spazio alle colonne sonore con il musicista jazz Stefano Di Battista e il suo progetto Morricone Stories. Il 29 gran finale con il duo Gigi e Ross pronto a co-condurre la serata e gli attori Isa Danieli e Francesco Montanari. In mezzo tanti film, spettacoli, premiazioni e riflessioni. A giudicare le opere, oltre alla giuria popolare, le due artistiche, quella dei lungometraggi presieduta dal 3 volte premio Oscar Vittorio Storaro e quella dei cortometraggi guidata dal docente di storia del cinema all'Università di Salerno, Pasquale Iaccio. L'appuntamento è in piazza Portosalvo a Villammare dal 25 al 29 agosto. A parlare di appuntamenti e per questo andiamo in Calabria questa sera a Praia Mare nell'ambito della rassegna d'autore Praia Mare Con. Alessandro Parravicini presenterà il suo libro intitolato Jungle Guide e investire il modo più difficile per fare soldi facili. La presentazione avverrà alle 22:30 in piazza Municipio. A darci un'anticipazione sui contenuti di questo libro è lo stesso autore nipote, tra l'altro, del noto conte Stefano Rivetti, un industriale italiano che investì tanto anche a Maratea e a Praia Mare. Ecco le sue parole. Ma non dovunque la natura è matrigna con la Calabria e in zone come questa sorgono aziende agricole e grandi fabbriche modello. È qui che si ritiene possibile un'azione innovatrice. Qui si sta esplicando l'iniziativa di operatori locali ed industriali del nord incoraggiati dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le nostre iniziative nel campo turistico, industriale e agricolo a Praia e a Maratea dimostrano come è possibile intentare uno sviluppo economico della Calabria. Ciao, sono Alessandro Parravicini e se il mio nome non vi dice molto, forse conoscerete quello di mia madre Chiara Rivetti o di mio nonno Stefano Rivetti, che nel dopoguerra venne in questi luoghi meravigliosi a costruire fabbriche e a creare lavoro. Io mi occupo da tanti anni di investimenti e qualche tempo fa ho voluto scrivere un libro, Jungle Guide, che spiega come mai questo mondo sia così particolare, così affascinante, ma a volte un po' difficile da capire e come spesso siamo noi stessi a creare i presupposti per non ottenere i risultati che dovremmo in realtà avere. Investire è diventato veramente il modo più difficile per fare soldi facili. Ne parlerò con Egidio Lorito domani 13 agosto a Praia Mare e spero di poter dialogare con voi e farvi capire magari alcune cose non troppo difficili ma molto spesso sopravvalutate. Chiappetta, vieni un po' qua, Chiappetta, vieni un po' qua, muoviti. Vai a dire a quel ragazzo che si sposti subito con i materiali laggiù. La ruspa lì non funziona bene. E al conte Stefano Rivetti si deve anche la realizzazione della statua del Cristo Redentore di Maratea, divenuta ormai da tempo un vero e proprio attrattore turistico per l'intero golfo di Policastro. La sua storia ce la racconta un conoscitore delle bellezze e della storia di Maratea ed è il geologo Pompeo Limongi. Allora conosciamo la storia di questa statua attraverso le parole di Limongi. Siamo qui sul Monte San Biagio, monte simbolo di Maratea, la sua quota massima è 644 metri sul livello del mare e proprio sulla cima nel 1965 fu inaugurato la statua del Cristo Redentore che è ormai quella sì, un simbolo non solo per Maratea ma forse anche per il Golfo di Policastro. Eh,
la statua è un po' il riferimento per tutti i turisti, ma anche un po' per tutti noi di Maratea. Ma è anche vero che per i marateoti principalmente questo luogo è importante, perché qui è la Basilica di San Biagio, che custodisce le reliquie del santo dal 732 d.C. quando sbarcarono, così racconta la leggenda, sull'isola di Santo Iaco, cioè furono sbarcate sull'isola di Santo Iaco. Questo luogo è un luogo molto importante, quindi per la statua del Cristo Redentore, che è ancora oggi la statua monumentale più grande d'Italia, è alta oltre 21 metri, fu costruita su un progetto e seguita anche nella sua realizzazione da Bruno Innocenti, famoso scultore che veniva dalla Toscana, da Firenze. Il lavoro prese circa 3 anni. Fu proprio Rivetti, Stefano Rivetti, a volerla fortemente su quel punto dove prima c'era una croce in cemento, prima ancora, all'inizio del secolo scorso, una croce in ferro. Il luogo è importantissimo anche per la Basilica di San Biagio, che appunto è la chiesa di tutta Maratea. E lì c'è la statua di San Biagio, una bellissima statua in argento. La festa di San Biagio è la festa patronale ovviamente più importante di Maratea. Questo luogo comunque è estremamente importante anche da un punto di vista archeologico. Di questo poco si sa, perché è archeologia medievale, perché qui sopra, dal V secolo d.C., orientativamente non c'è una data precisa, ma più o meno IV-V secolo d.C. dovrebbe essere attendibile, si è insediata una comunità che è cresciuta nel tempo ed aveva il nome, questo luogo, di Maratea Superiore, cioè la spianata, questa pseudo spianata, quindi una superficie non pianeggiante ma certamente abbastanza accessibile, fu utilizzata per costruirvi molte case ed era un borgo che ha seguito la storia di questi luoghi appunto dal V secolo fino agli inizi del secolo scorso. Quindi Maratea Superiore oggi è fatta semplicemente di ruderi. Qui su si arriva con navette dopo aver parcheggiato la macchina a 500 metri più in basso. Però chi vuole può anche raggiungere questo luogo facendo 4 passi a piedi. Anno 1480.
L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali. Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale, dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno. Non è successo nulla, solo che il microfono Fabio l'aveva acceso e io l'avevo spento, così, perché mi era venuto di spegnerlo. Comunque siamo sempre nel Golfo di Policastro, sempre con il TG Estate, ma questa volta sono dentro l'acqua, quindi a mare, con Chiara, che è un turista che viene qui nel Golfo di Policastro, dicevo un istante fa, ormai da anni. Da 15 anni mi pare. Sì, sono ormai 15 anni e questo è diventato il nostro posto del cuore per me, mio marito e per i nostri figli. Che sono tre bambini, quanti anni? Tre maschietti di 7 anni e mezzo, 6 e 3. Come trascorrete la vacanza? È tanto tanto mare, e anche in barca, a vedere tutte le meraviglie del Golfo di Policastro e poi cene con amici, ci divertiamo tanto, facciamo tante cose tutti insieme. La cucina, questo è anche un altro dettaglio particolare, un altro attrattore turistico per questi territori. Sì, sì, noi adoriamo la cucina cilentana, gli antipasti, le grigliate di carne, di pesce, veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Io quando torno dalle vacanze ho preso sempre qualche chiletto, però sempre con piacere. Ha avuto tre figli ed è sempre lo stesso, cioè il fisico è sempre lo stesso, non so, c'è una, non mi dire che mangi. No, corrergli dietro, quello, sì. Quello è il trucco. Quindi stare sempre dietro ai bambini ti aiuta anche a smaltire qualche caloria. Allora, non so se tu conosci o ci sei mai stata, se hai avuto occasione di andarci a Teggiano, alla manifestazione alla tavola della principessa Costanza. No, ma ne ho sentito parlare ed è uno dei programmi che mi sono prefissata di fare prima o poi insieme ai bambini. Adesso quanti anni hanno? 7 e mezzo e 6 e 3. 6 e 3, quindi aspettiamo un po' se te li vuoi caricare tutti e tre alla tavola della principessa Costanza. Intanto noi ascoltiamo le parole di alcuni figuranti che compongono questo numeroso corteo storico, e vi ricordo che alla tavola della principessa Costanza termina oggi, quindi la serata di questo 13 agosto è l'ultima a vostra disposizione per poter partecipare a questa manifestazione rievocativa. Ascoltiamo le loro parole. Perché c'è il coinvolgimento della, diciamo, di non solo Teggiano ma del Vallo Viviano, è una manifestazione che è diventata di carattere nazionale, molto bella ed è veramente degna di essere presa in grossa considerazione. Ecco, come mai siete tutti qui, tutta la famiglia? Perché vi piace questa manifestazione? Diciamo che è da anni che ci pensavamo un po'. Quest'anno abbiamo deciso di partecipare e siamo contenti veramente. Di dove siete? Di Teggiano? Di Teggiano. Tutti di Teggiano? Sì, siamo tutti di Teggiano. Diciamo che sono tanti anni, almeno per me, che sfilo ed è sempre una manifestazione bellissima ogni anno, cioè un'emozione nuova per tutti quelli che partecipano e per la gente che verrà è una bella manifestazione. Qual è il segreto di Principessa Costanza? Il segreto è calarsi nella parte e pensare che siamo nel 400 e quindi qualche secolo indietro e pensare che stiamo facendo anche qualcosa per il territorio. Tu tutta... Ma in realtà non sono nemmeno di Teggiano, io... Vabbè, ancora più importante, un ospite, Io sono qui per Michele, di dove, che è il di mio dove fidanzato, sei? Della provincia di Lecco, Lombarda. Della provincia di Lecco, e sì, cosa ne pensi per il momento? Ma è un clima fantastico, cioè per quello che ho potuto respirare sinora è veramente un clima meraviglioso e...
esclusiva, le pagette della principessa Costanza. Mi dite i vostri nomi? Maria Sole. Paola. Adosinda. Anna. Carol. Karen. Vanessa. Siete pronte per partire? Sì. E allora buon corteo. Grazie. Ciao. Ciao. Che cosa farete durante il corteo? Suoneremo i timpani e ci sono i ragazzi che sono nel rullante, accompagneremo i movimenti degli sbandieratori. È faticosa questa manifestazione? Diciamo di sì, più che altro è impegnativa e bisogna prendersi le proprie responsabilità, però comunque la cosa più bella è avere il gruppo e divertirsi soprattutto, fare le prove prima di arrivare qui. Avete fatto delle prove? Tante, sì. Tante. E adesso siamo qui e ci divertiamo, questo è l'importante. Buon corteo! Grazie. C'è molta partecipazione, è una manifestazione sentita, voluta. Ringrazio tutti coloro che ogni anno ci onorano della loro presenza. Noi cerchiamo di fare il meglio sia dal punto di vista istituzionale sia da un punto di vista di organizzazione della Prologo. So che in questo momento mi state invidiando, a me come anche a Chiara, perché siamo a mare e voi ve ne state a casa con l'aria condizionata, ma anche lì vi assicuro che si sta bene con l'aria condizionata. Com'è il rapporto con l'aria condizionata? No, noi non lo abbiamo, qua si sta benissimo, a Vibonati la sera è fresco, siamo giusto qualche volta con un po' di ventilatore, quindi non abbiamo proprio bisogno di accenderlo. Allora camminiamo verso di là, facciamo incontri marini, per esempio, ecco lì, lo so, no, non vi preoccupate, il microfono non lo faccio bagnare, cercate di non farmi bagnare il microfono, se no me lo fanno pagare, ecco qui, tu sei? Tommaso. Di Roma. Di Roma. E che, come mai ti trovi da queste parti? Siamo venuti in vacanza a trovare amici. La prima volta? È la prima volta. Prima volta quasi. Da quanti giorni? Siamo venuti 3 giorni fa. Come sta andando? Per i giovani hai trovato un po' di opportunità, occasioni di divertimento? Sì, si trova parecchia gente, anche della mia età, molti ragazzi che vengono qua al mare a giocare. Però non ti allontanare, che tu sei alto, io sono più bassa di te, ma fuoco se ti inseguo. Dicevo, e con le ragazze ne hai puntata qualcuna? C'è qualcuna interessante? Sei qui per una ragazza, dai. No, no, sono fidanzato da un anno io. Quindi, quindi vabbè, con chi? Vieni qui per giocare con le ragazze? No, con gli amici. Con gli amici, che... certo. Anche con papà a basket qua in acqua. Ma perché tu giochi a basket? Stai in qualche squadra di basket? No, gioco a calcio, però... Così. Che formazione di campionato, tornei? Nessuna di... Cioè, ti piace giocare a calcio come tutti gli italiani, perché è uno sport che praticano un po' tutti, maschi e anche donne. Bene, allora ti auguro buona vacanza, quello è tuo padre, che si chiama? Alfredo. Alfredo, che ragazzo è? Sì, perché oggi tengo voglia di perdere tempo nell'acqua, chissà perché. Si chiama Alfredo, Alfredo è un ragazzo bravo, ha detto che è qui che è per divertirsi con gli amici, lui è fidanzato da un anno, quindi è fedele. Ragazzo a posto, parola di papà, quindi siamo a posto. E invece lei quando era giovane era un ragazzo a posto? Sì. È ancora giovane, voglio dire, ma parlo di ragazzino, quando eri ragazzi, diversamente giovane. E come passava le sue vacanze? Da giovane villeggiavo a Ischia, fino ai 30 anni sono sempre stato lì. Poi... Come mai? Parenti o...? Sì, avevamo casa, poi abbiamo venduto casa. E poi le serate sempre con amici, amiche? Sì, ma infatti
alla sua età avevamo un bel gruppo piuttosto ampio, mi dispiace che invece lui... Ancora il piccolo, il gruppo? Sì, il gruppo sì, perché noi abbiamo casa a Sabaudia, ora siamo qui da a casa dei amici, però insomma... Da 3 giorni siete qui. Esatto, ecco, esatto. Sono informata bene, ma è la prima volta che venite da queste parti? Sì, la prima volta. Il suo figlio si trova bene, lei? Sì, 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 bene, bene. Abbiamo gli ultimi 2 giorni... Follie a go go per queste ultime giornate. Poi abbiamo Francesco, che è un po' geloso perché ha visto che ha intervistato la moglie Chiara e allora lui si è buttato in mare per parlare. No, non possiamo parlare della nostra serata, no, domani sera abbiamo programmato una serata speciale, ma non ne possiamo parlare, non ne possiamo parlare, no, che noi anche attenderemo il Ferragosto in maniera allegra e spumeggiante, ma non possiamo svelare nulla, non possiamo svelare nulla. Come lei viene qui da 15 anni? Io ho anche un passato qui, venivo qua da quando ero adolescente praticamente. Poi ci siamo fidanzati, ho scoperto che anche lei veniva qui. Per me è stato veramente un invito a nozze, perché sono innamorato di questo posto da sempre. Cioè, voglio dire, vi siete conosciuti qui? No, ci siamo conosciuti a Napoli e poi successivamente abbiamo scoperto che entrambi avevamo un legame speciale con questo posto. Non ci posso credere. C'è qui uno dei miei migliori amici che viene qui da sempre, che ogni tanto viene anche a trovarmi qui alle Piane. E quando lei mi ha detto questo fatto che ha questo passato con Villamare, questo rapporto con Villamare, sono stato felicissimo. Quindi voi siete tutti e due di Napoli, no? Vi siete conosciuti a Napoli, poi parlando avete scoperto che venivate in vacanza entrambi nel Golfo di Policastro, entrambi a Villamare. A Villamare. Io ci mancavo da quando ero adolescente, e sentire che lei avesse questo rapporto qui con Villamare per me è stata un invito a nozze. Una carta vincente. Ma questa carta poi è valsa la pena giocarla? Eh sì, decisamente, sempre di più, non lasceremo mai questo posto. Adesso avete 3 assi vincenti, infatti, che sono i 3 figli di cui abbiamo parlato prima. E ora parliamo di una festa di cui ci siamo occupati nelle scorse settimane, l'abbiamo promossa, adesso sentiamo com'è andata la serata di solidarietà che si è tenuta a Tortorella, sempre nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Innanzitutto ringraziamo. Un grande successo la serata di solidarietà svoltasi sabato scorso a Tortorella nella suggestiva piazza San Vito. L'evento, alla sua seconda edizione, è stato patrocinato dalla parrocchia Santa Maria Assunta e dall'amministrazione comunale e ha chiamato a raccolta tutta la comunità per trascorrere una serata tra buon cibo e divertimento. Scopo della manifestazione è anche quello di raccogliere fondi a scopo benefico, in particolare da devolvere in favore del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma. A questo proposito, grazie agli stand gastronomici, i mercatini di artigianato, la pesca solidale e i giochi della tradizione che hanno coinvolto soprattutto i più piccoli, sono stati raccolti 5.000 euro. La serata ha preso il via con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Francesco Alpino, seguita dagli interventi del sindaco di Tortorella, Nicola Tancredi, e del professore Antonio Ruggeri, direttore del reparto di oncologia pediatrica del Gemelli. Poi si è passato al divertimento con i giovani della comunità che si sono cimentati nei giochi del passato, al buon cibo cucinato con prodotti locali e genuini e alla musica con il gruppo Nicola Napolitano e il trio Incantus. Una serata per stare insieme, mantenere vive le tradizioni, ma soprattutto pensare al prossimo attraverso iniziative di solidarietà. Lo so che sono in onda, sono in mare. Lo so, ma c'è mai stata un'intervista in mare? È stata mai fatta? Comunque, eventualmente noi l'abbiamo fatta, abbiamo fatto anche l'intervista nel mare. Io con questa intervista estiva, ma nel vero senso della parola, quelle che abbiamo appena realizzato nelle acque di Villamare, vi saluto, vi do appuntamento a domani. Chiara, salutiamo il nostro pubblico. Ciao a tutti e buona estate, ovviamente a chi l'ha appena iniziata, perché tanti hanno iniziato la vacanza proprio per questo Ferragosto ormai prossimo. Io ti lascio il microfono, così io mi butto in acqua. Proteggilo, Certo, lo proteggerò con cura.
Ciao!